Allora, eccoci qui, buonasera, beh, sempre Sound Alert che rompe i coglioni. Come state, belli? Buonasera, buonasera, ciao Fia, ciao anche Arlok, ciao belli, come va? Ciao anche Panzi, Ax, tutti quanti, sì. Come state, belli? Stasera mega... Tecnicamente dovrebbe essere l'ultimo mega background, poi ci sono tutte cacatine, ci sentiamo, sì? Come state, belli? Non ci dovrebbe sentire il ventilatore, altri grazie. Come va? Come va? Come va? Abbiamo subito che il mondo dei Pirati dei Caraibi sarà lunghissimo. Sarà fottutamente infinito da esplorare qua, roba. Infatti io non ho idea. Robottini. Oggi sei in stato robot, capito? Capito, capito. Dov'è? Io sto per esplodere. Perché stamattina mi sono svegliato alle 8 ed è da stamattina che sto montando, registrando, caricando, modificando. Io domani non me ne frego, non faccio un cazzo. Domani pausa da qualsiasi roba. Non si sta collegando, mannaggia la Madonna. Oggi ho registrato anche God of War. Ho Sifu al 6%. Inteso? Ah, te lo sei comprato finalmente? La giornata piena? Sì, lasciamo perdere. Poi mi ha dato problemi anche il programma di montaggio. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Bravo comunque, Arlo, che finalmente te lo puoi giocare. L'altra volta, così a cazzo, live scorsa, terzo e quarto boss. Terzo boss fatto un'odetta a caso. Abbiamo detto, vabbè, facciamo pure il quarto. Così, togliamo dai coglioni, via. Intanto sto scoprendo che tantissima gente non sa cioè, che prima di Sifu c'era Absolver. Tantissima gente non sa che esiste Absolver. Io non pensavo fosse possibile. Sinceramente non pensavo fosse possibile. Lo visco in 2 giorni, almeno te posso vedere il sub. Ma guarda, tu ci scherzi, ma se non... Sei bravo tipo a scegliere altre robe e non ti frega perché io mi sto impuntando sul farlo sui 20 anni. Se non ti frega della cosa dei 20 anni, vai tranquillo. Cioè. Era quello delle... Sì, era letteralmente Sifu, solo... Solo low poly. Vaffanculo l'audio. Era praticamente Sifu, solo low poly. E c'avevi più che altro. Tu immagina che Sifu sono tutti gli stili di Absolver messi in un unico personaggio. Perché su Absolver avevi tipo stile pesante, veloce, cazzi. Ed era online. Sì, essenzialmente chiunque incontravi potevi. Non mi ricordo se c'era il PvP cioè, costantemente attivo. Sinceramente, non credo però. O forse Sifu. Sifu mischiata a Crash Bandicoot. Beh, guarda. Che per certi versi... Beh... Per certi versi... Ci assomiglia. Madonna, che male la schiena! Sta tirando anche una trapuntana di Cristo. Oh, che dolore! Cadolor! Un botto di... Sì, oh, ma è vecchissimo Absolver. Infatti hanno fatto un passo in avanti enorme. Gigantesco. Però c'è sta tantissima gente che per esempio Absolver non lo conosce. Eravamo crashati per un attimo. Che cazzo era successo? Beh, non hai gli stessi riferimenti culturali di noi. Ormai la leggo con atti la roba. Decidi di tanto tempo fa su Kingdom Hearts. No. Che cacchio hanno detto su Kingdom Hearts 3? Soprattutto il bitrate, che cazzo sta succedendo? Porcaccio Dio. Il servizio è come... Ah, beh, su quello non avevo dubbi. Vedete, se oggi la connessione va un po' cazzo, ve lo dico, sta tirando una tramontana della Madonna. Cioè, non devo farvi il solito discorso, giusto, dell'Italia merda. Assoldare un giornalista videoludico. No, sia mai. No, 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 no. Ma è come, per esempio, adesso se sono già più calmati. Perché prima, tipo, ogni volta che sentivi i videogiochi al telegiornale era perché violenza.
A caso. GTA rende violenti. Più o meno. Non senso. Chiamano Kingdom Hearts III, così lo chiamano quando ci dice i compagni di provincia sono Pippo Topolino. Sì, ma gli avranno fatto un qualche cazzo semplicemente perché prende la Disney, perché nessun altro motivo. Metaverso, diciamo, perdere. Un giorno in cui vedrò un servizio in Italia inerente al mondo online, quindi pure i social, Twitch, videogame o qualsiasi roba. Il giorno in cui vedrò un servizio fatto bene, morirò. Mi viene un infarto. Sul posto. Allora, oggi sarà lunga. Perché ci manca soltanto questo luogo. Peccato che questo luogo ha 11. 11 portafortuna. E 56 scrigni. Ovviamente metto Dan di base. È uno più o meno completamente. Sì, qu infatti quello forse è l'unico, ma peccato perché dà notizie. Cioè, tipo, esce questo. Poi non so se fanno pure qualche effettiva mini recensione lampo, eh. Allora, raga, io sono onesto. Io sono onesto perché potrei impazzire. Vogliamo usare direttamente la guida? Perché noi dobbiamo esplorare tutto sto Madonna. Ah, ok, raccontano anche le leggi da trama e tutto qua. Ok, no, perché l'unica cosa che ho visto è tipo è uscito un COD nuovo e cose del genere. Ah. Sì, ma in generale la Rai è da boomer. Io non penso di vedere. Guarda, giusto forse a pranzo perché sto con i miei al tavolo, eh. Ma per il resto, zero. Ho peccato perché non mi ricordo proprio neanche gli isolotti quelli in cui possiamo andare. Che è subito. A fanculo! Ah, monna. Perché se no perché staremo tipo 2 ore con io che metto sempre pausa e non c'ho molta voglia. Vabbè che devo farmela per forza la fight. Ah no. Infatti, che cazzo. Allora. Ogni cosa che si rispetti. Di che cosa? Che sta volevo bere? Affanculo! Dove è andato, signore? Dato io non gioco veramente da tanto. Ma non la cazzo di palma! Guerra, ah, ok. Ci faranno il COD 3 in real life, però. Porco di... Anche merda, Arlock, sì. Oh, Gesù. Dio Cristo, questi che odio. Ah, peccato perché... Porco Gesù. Porco Dio. Ma sì, Arlock, intesa quella terza guerra mondiale. Bravo. Il nostro... Oddio, non mi ricordo più... Oddio, non mi ricordo più come cazzo si chiama! Non mi ricordo. Era da Metal Gear qualcosa. Comunque sì, ho capito. Perché... Volgin! Ok, non mi veniva... Stavo cercando attraverso tutto. Tutte le informazioni. Sì. No, perché non mi ricordavo il nome originale, perché là si chiama tipo Cristo di Fuoco, una roba del genere. Maggiorenne ucraino. Ah beh, almeno sta sicuro qua in Italia, eh. Aspetta, più o meno, perché l'Italia in realtà sta messa in un punto strategico che è un po' una merda.
Cioè, è una merda per noi ed è ottimo per l'altri. Quindi... C'è sta un cazzo di scrigno qua. Però ci sta il topo de merda. Oh, li arco più. A parte sull'ultima parte. Che ho detto sull'ultima parte? Per farci inculare malanghe quello, sì. Non mi ricordo cosa. Qua c'era solo questo. Non ci stanno scrigni. Non c'è torno qua, eh. Non ci stanno scritti. Perché poi mi ricordo che forse che appariva la X sulla mappa quando prendevi tutto. Forse. Io controllo pure qua che non si sa mai. Sì, in teoria ci dovrebbe stare la X sulla mappa quando finisci l'isolotto. Quando finisci un'isola. Cos'era? La fase di Covid della Mother Base. Quella a me la prima volta che ero veramente. Ero completamente blind. Me ne ha segati veramente tanti. Mentre se tu sai, puoi anche prevenirla. Puoi prevenirla. Puoi fare tipo morire zero persone. Perché col cavolo che lo. Ah, ok. Avete visto tutti perché col cavolo che lo rifaccio. Bellissima, cioè. Pensavo intendessi qualcosa che stava a parlare dell'Italia perché sparo tante de fregnacce, quindi ci poteva sta. No, ok, è finita la roba qua. Ora, però sei un po' rincoglionito. E dovessi tipo cacciare tutti quelli che parlano. Non, forse l'Afrikaans, mi pare. Se tu cacci tutti quelli, non te si espande. Ok, sì, cioè, appare la X quando la fate perfetta, tutta quanta. Ah, andiamo. Prossimo isolotto. Non riesco a farla io la voce di Jack Sparrow, quindi è un po' una merda. No, sbagliato. Ok, almeno col fatto che ti fa la X sulla mappa capisci quando è completamente fatta una co. Come cazzo si fa? Ok, madonna mia, quanto siamo lenti, Gesù. Dobbiamo andare a Port Royal a potenziarci. Siamo lenti. Un bo. Ma quello è quel momento, Vittorio, in cui. È l'endgame, essenzialmente. Rifai le missioni, perfeziona tutto. Al massimo, invadi le altre Mother Base. Fatte le nuke. Le nuke. Porco dio! Retrofront ci ha shottato! Via, via! Ah! Ma che è come su coso? È come su. Porco dio! Ecco. È come su Black Flag. Ai limiti della mappa ci stanno i Cristi immortali. Così. Ma perché? Oh, spoiler! Mi fa vedere queste cose che spago tutto. Lo sai che non me lo ricordo. Però c'ha parecchio cut content, purtroppo. Perché quei casini che erano successi con la Konami. Ma no. Non ho vade retro. Mi è entrato nel retro piuttosto. Spero che mi abbia salvato tipo ogni volta che sali. Annuncio time. Ogni volta che. Vabbè, tanto sta per partire tra 2 minuti, Arlok. Da solo. Me l'ha salvata? Perché sta. Alla tua, figa. Mi serve la cartina, l'ha salvata? Perfetto. Andiamo a Port Royal. Andiamo a Port Royal che ci potenziamo. Facciamo le cose. Mettiamo intanto qua gli ok. Che ci piacciono. Voi che mi raccontate di bello? E soprattutto, Vittorio, mi raccomando, Quiet. Mi raccomando. Mi raccomando, Quiet. E va alla visita apparecchio. Che è fanservice. Madonna, qua muore il frame rate. Qua il frame rate. Esplode. Da dove cazzo si potenziava la nave? Non me lo ricordo. Da qui? Eccola qua. Ah, non potevo potenziarla io.
Mi ricordavo che potevamo potenziarla. Sono alla parte dove il Kyor ammazza Ichigo. Spoiler. Tanto Ichigo c'ha un plot armor grosso come Gesù Cristo. E uscirà fuori il nostro carissimo White che apre le Madonne. Ma non poco importa. E quindi ho già trovato tutto a Port Royal. Perché c'è la X. Ma io non ci credo, io spero che la X sia che inteso hai trovato tutto. Perché sennò, porco Dio. Non so cosa registrare come primo video del canale, faccio un video presentazione, faccio un video per dire chi sono e basta. Allora. Fai una qualsiasi roba che non sia quella. Quello fallo più avanti, oppure fai tutti e due, cioè fai tipo un piccolo video introduzione che te lo metti come trailer del canale, che c'è proprio l'opzione su YouTube, e fai e creati subito un contenuto da buttare, perché tanto, soprattutto in mezzo a YouTube che è infinito, se non ti crei una piccola base di gente che ti presenti o non presenti, che ti presenti o non presenti, non fa niente. Magari fai un bel video di un minuto e mezzo, due, in cui ti presenti, dici le cose, che cosa porti, così via. Lo metti come trailer, ovvero quello che lo vedono appena entrano sul canale e via. Ma io qua ho già preso tutto per Troia? Non me lo ricordo. C'era la X, quindi spero di sì. L'avevo esplorata per bene la prima volta. Sì, qua l'ho preso. E non nel culo, mi raccomando. Non facciamo i birichini. Madonna, che bella Porto, che tra l'altro è quella del film questa, mamma mia, quasi. Basta che guardo l'oceano lagga, chissà che cazzo c'è là dentro. No. Cioè, allora, aspetta. Per come funziona la legalità, sì. Per come funziona la legalità nel mondo, sì. Peccato che alle case produttrici gli fa comodo e quindi non rompono i coglioni. Perché letteralmente io che sto facendo questa cosa è pubblicità a gratis. Se la vedono quattro persone del cazzo, sì. Che poi non sono del cazzo, sono bellissime. Se la vedono quattro persone, sì. Però andando è pubblicità gratis. Hai chiesto alla Square Enix? Sì, ho parlato con Yoko Shimomura e mi ha detto: guarda, vai, tutto tuo. Oddio, Barstan. Qua sotto, no. Allora. Raga. Famo una cosa, perché se no non finiamo veramente questa. Solo per me. Sì, poi mi arriva la letterina a casa. La letterina a casa. Non posso salire lì sopra, perché lì sopra mi ricordo. Oppa, 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 oppa. Dove cazzo sono? Che cos'è quello? Ah, è il luccichino, ok. Questo l'ho già preso. Sì. Sopra c'era qualcos'altro. No. Ora piano! Ok, qua sopra non c'era niente. Allora facciamo una cosa. Perché se no qua veramente ci passiamo tre live. E non sto scherzando. Questa è veramente cazzo lunga. Allora. Come si chiamano in inglese? Infinita sta roba. Allora, io spero che vada mano a mano per i luoghi e non vada a ca. Siamo crashati male? Siamo crashati male? Non credo. Che vuol dire sta al 15? Porco Dio, sta laggando tutto qua. Allora.
Mi serve un save. Sì, wow, ok, piano piano, piano piano sta finendo. Madonna, venerdì esce il The Ring! Venerdì esce il The Ring! Perdonate. Perdonate, so che non dovrei. Bellina acqua che è tornata nel mondo della luce. Molto piano. Vabbè, piano piano. Ho finito un po' le cose. Vabbè, ci è rimasta poco poco. Allora. Allora, questa live sarà molto così. E quello ce l'abbiamo. Sott'acqua, in fondo al mar. In fondo alle meduse. In mezzo alla merda. C'è sta... Quanti? E Arlok, dici così semplicemente perché fai lo zunderino, in realtà ci piace Elden Ring. E tanto io sarò sorpreso anche dell'editor e tutto il resto. Vabbè che poi sarà sicuramente l'editor solito del cazzo di... della nostra cara From Software, perché... Ma che mi aspetto? Chissà che cosa. Però magari è migliorato graficamente. Ad affanculo, non ve voglio vedere. Di qua. Niu. Ero entrato qua dentro? Analisi. Sì. Cioè, la prima live secondo me staremo a creare il personaggio e forse un po' di gameplay. Ma come gli ho detto anche a Fatal, che era preoccupato se poterlo seguire in live o meno. Mo' ben faccio come sta Baku, che veramente c'è sta l'inferno infinito di tempo, eh. Però. Questo poi è uscito dall'acquetta, se n'è andato nel buco del culo del brio blu. Se n'è andato di qua. Lì, ok. Ma sì, ma appena vedi che c'è sta qualcosa che non discopre. Tanto io molto probabilmente, come ho detto anche più e più volte, io farò tipo multiple run al tempo stesso. Cioè, magari in live me lo gioco e faccio. Essendo un open world, puoi andare un po' dove cazzo ti pare, in teoria, no? Quindi live un qualche cosa, o con gli amici miei da qualche altra parte a cazzo. Cioè, quindi. Toppete proprio. Anche perché non so proprio come si svilupperà quel gioco. Eccolo qua. Adamantio. Questo cazzo, se serve. Nella mega arena, nel buchino del brio blu. La gente che ci segue da casa, perdonatemi se sto facendo questa cosa, ma altrimenti i coglioni esplodono. Siamo quasi a 100 follower su Twitch. È vero! È vero! Ah! Stavo cadendo! Siamo quasi ai 100 follower. Sto contento. Peccato che... Come cazzo ci passo qua in mezzo? Peccato che molti non sono rimasti. Peccato, sai che è? Che noi siamo in realtà tipo. Proprio di numero. Oddio. Siamo tipo una ventina. Peccato che siamo molto frastagliati. Cioè, tipo, ogni tanto passa Kaerux, Piana. E Mosi che non si vedeva tanto. Cioè, siamo tanti, ma un po' c'hanno gli orari a cazzo tutti. Aspetta, qua sta succedendo un puttanaio col mio telefono. Poi da dentro il buchino, usciamo dal buchino, andiamo a sinistra, entriamo in un altro buchino molto profondo. Per non parlare dei silenziosi che ce ne stanno un boato. Un cazzo di boato. Vabbè. Posto di merda. Ma sì, ma saremo una quindicina. No, ma il fatto è che le spec non contano niente. Perché quelli sono gli spettatori medi. Che tantissima gente, per esempio, in live non la prendo. Oppure, che ne so, te ne andate tu e Fear, arriva Fatal e Evil, ci stanno gli amici miei, ci sta il Sommo, ci sta Campe... Cioè, insomma, sta... È un costante via vai di persone.
Quindi infatti io stavo pensando anche molto probabilmente di toglierlo il numero di gente che sta in live, perché è pressoché inutile. Qua sta succedendo un puttanaio, porco Dio. Esce dal buchino, si infila in buchino, si infila in bucone, va in fondo, questo l'ho preso, poi torna indietro dal buchino, sale sulla nave. Ok, dobbiamo tornare sulla nave. Miss Croft con la gente sua anche. Sì, no, ma ce ne stanno tantissimi che non ho menzionato, ma siamo un ammuccio di gente che fa via vai. Adesso che parolone. Passo per il solito saluto, ci si becca domani, fatta, grazie mille per essere passato, però stasera stiamo facendo qui un po' di backtracking nel mondo di Jack Sparrow. Quindi non c'è trama, oggi è proprio un caso, oggi è proprio niente. Non mappamondo qui. Comunque a domani, bello. E domani si finisce... Finisce Doom. E stavo pensando anche di fare la settimana dopo che esce Elden Ring, fare tipo l'Elden Week. Facciamo una settimana pura di Elden Ring, perché martedì si finisce Doom. Martedì si finisce Doom. Mercoledì si continua Kingdom Hearts. Giovedì si finisce Sifu, quindi proprio vai. Qua è successo un puttanaio, datemi un attimo. Una settimana di Elden Ring ci facciamo. La farà il mio telefono a vivere? No, no, ce ne andiamo qui perché mi sa che la guida si fa le cose passo passo, probabilmente. Quindi sta andando all'isolotto qua a fianco. Un evento, no, non c'è un no, ha mentito. Ha palesemente mentito il tizio qua. Questa, forse. Credo, sì, quella. Andiamo. Sonic and Blade Knight. Che cos'è? Ah, è tipo l'open world di Sonic, vero? Quello l'avevo spizzato un po', mi aveva attiricchiato. Sembrava fico. Anche se non so come possa essere un open world di Sonic. Cioè la mappa o è tipo infinita, perché se no te la fai in 2 secondi. Dobbiamo andare a dritte. Di qua. Pezzi di merda. Paccolo! Mi sto per schiantare verso una roba. Meno male che qua non è Black Flag, perché sennò sarebbero stati veramente cazzi. La pace. Stiamo andando bene, in teoria dovrebbe essere questa la nostra isola. Che bello però questo mondo. Avessero fatto leggermente meglio la nave e meno una merda. Cioè, perché capisco che è molto arcade, che possiamo driftare praticamente con la nave. Che hanno detto che non l'ho sentito? Dobbiamo andare qui, pirati. Sì. O dici tu, Jack, noi ci dobbiamo andare invece. Mi dispiace dirtelo. Vabbè, questo c'ha pure il glide, mortacci su e de chi non glielo dice. Tu ce l'hai il glide, io no. Aspetta, Noè! Ok. No! Ok. Che cazzo. Intanto ho visto che è uscito pure il gioco di Kirby. Che ho visto semplicemente Kirby che si mangiava una macchina ed era un po' stranito. Ero un po' tipo tanto stranito da quella cosa. Ti devi lanciare in acqua, scendi giù come fratello Samero, ti infili dentro nave e trovi cosa. Va bene. Capito?
Capito? Kirby, sì. Ho visto Kirby che si magna tipo una macchina che... Io so che sono malato, però secondo me Kirby è tipo un preservativo vivente. Cioè, mi dà quella sensazione, non ce la faccio. Cioè, è quello. O è una bibagol vivente, o è quello. Mi dispiace, però così... Mi devo infilare in tunnelino, andare in fondo al tunnelino. E ci sta? Che? Ci sta sopra della nave? Ci sta sotto della nave? Ok, non so capito. Cioè io Kirby non l'ho mai... Forse ho giocato uno per il Game Boy Advance. Forse, ma era tipo tantissimi. Dove cazzo è il buco? Oh, era tantissimo anni fa. Ero proprio piccolino. Guarda che motoscafo che è, Sara. Allora, qua ci dovrebbero essere in realtà due scrigni. Uno. E qua ci sono anche i nostri cosi per potenziare la nave. Vieni, 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 vieni. Allora. Piano. Non ci capisco un cazzo qua. Mi chiedete che sto a menà perché non lo so manco io. Per carità, migliorato rispetto al alla famosa sinerretta del cazzo, eh. Lungi da me dire il contrario, però porco dio. Sì, ho capito Pippo che c'è a way up, però... Me se stanno Andreccia l'occhi. Tipo di qua. Ok. E c'è questo. Ah, c'è anche lo shortcut addirittura. E c'è questo. Oh. Poi dobbiamo tornare sulla nave e andare a fare in culo. Dove cazzo siamo finiti? Oh, questa è una roba da rompe. E questo si può rompere soltanto se cadiamo dall'alto, però non c'è... Che cos'è questo? Che rumore ha fatto Sora? Nah! Dai, Sora! Nocciola Madonna! Non dilla! Sora, mannaggia la ma... Ok, ok. Non lì! Qui! Ok, ok. Oh, bravo! Fanculo. Ah beh, era un power up per la nave. Ovviamente abbiamo lo sprint. Yes. Sì, tipizziamo a 7 km. Dobbiamo andare a quell'isola di merda con forse è questa qua giù. È quella laggiù. Sì, è il banco di sabbia. Tanto siamo 6 stasera, okay, che belli, no? Abbiamo lo sprint, sì! Sì, no, ma se fai così con la guida vai tranquillo perché vai spedito, se no ti devi mettere a cercare veramente su un isolotto. Poi io ricordo, sì, qualsiasi roba piratesca, questo è o Black Flag o Sea of Thieves. A poco da fa... Pam 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 pararara, pam. Oh, ma quanta vita pensi che c'ho io? Acci vostra.
C'ho pure altra gente attorno, non ci sto a cavinca. Ho sbagliato la difesa. Sono morto, sono vivo. Ma poi ste navi, pure quelle piccole, c'hanno tipo... Ma porco Dio. Ma è possibile che uno in sto cazzo de mondo non può andare... Questo mi ricorda veramente Black Flag. Uno non può andare incontro al mare che trova uno stronzo che con la sua nave potenziata al massimo sta lì fermo che fa... Tutto il giorno. Tutto... Lui sta là. Ti prego, non diventare capitano di una nave da crociera. Cosa? Schettino? Attenzione? Porca puttana. Ma almeno segnamele, porca troia. Almeno su Black Flag c'è stava il punto nero sulla mappa che ti dice, zio, non c'è andare lì. Perché non c'è andare. Muori. Punto. Invece qua no, ti spawnano nel culo. Dove cazzo sono? Ah, sono qua, madonna. Pensavo che... Meno male che salvo ogni volta che sali su sta cazzo di nave. Ok. Scusa. No, frena. Frena, frena. A dritt. Che non ci ha salvato una cosa, però, il gioco di merda. Non ci ha salvato una cosa. Ma stai zitto, Jack, per favore, che ti tiro una capocciata pure a te, ti tiro no. Te ci metti pure tu. Porco Dio. Porco. È un cazzo, Sora. Sora, mortacci due de quinto, dice, guarda. Te prego. Oh. Perché non l'ha salvata sta cosa? Gli stava così sul cazzo. Non capisco. E tra l'altro questa, lo sapete che mi sa che è la prima nave che noi siamo in Kingdom Hearts 2? Mi sa che è la prima nave che troviamo in Kingdom Hearts 2. Che? Abbiamo qualcosa, stiamo sbattendo il culo da qua. Che... Madonna che... Vai! Velocità da crociera. Ti prego, non mi spawnare boss. Non mi spawnare cristi vari, per favore. Ti prego. Cioè, sto lontano, guarda. Perché proprio il 2? Perché per la prima volta Pirati dei Caraibi lo incontriamo nel 2. Lo incontriamo nel 2, vaffanculo. Dai che despawnano. Dai che despawnano. Sono più veloce, merda. Despawna. Dai. Frena. Metti il freno a mano. Ah, la calma. Allora. No. Fammi vedere. Zompete. Poi ti lanci nell'acquetta, mi sa. Sì, ti lanci nell'acquetta. Vai in Vond. E ci sta un laghi emblem del cazzo. Non è più luce dei sette mai. Sì, perché questa si chiama Cagotto. Questa nave l'ho chiamata Cagotto da oggi in poi. Quindi noi scappiamo. Che bello, però. Che quanto cazzo è bello sto mondo. Che cosa? Che hai visto? Hai sul laghi emblem? Dove? Dove? Non fare Uzi's Death e poi stai zitto. Parla. Ma come sali? Che fa? Che cazzo è quello? E poi sta zitto per tutta la partita. Non nomina più niente. Prima andiamo a prendere la Gemblem qua sopra. Che tanto siamo vicini a uno dei Keyblade più belli esteticamente forti di Kingdom Hearts. Non ve lo spoilero perché sarà una bella sorpresa. Buongiorno. Pure la Madonna spawna. Vai, dai, che ta cazzo ci frega tanto. Qui. Sì, tranquillo, non te tuffi, Jack. Non te faccio tuffa. Tranquillo. Perché non lo prende?
Aie, no, aspetta, no, no, aspettate, no. No, 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 è appena successa una cosa. Datemi un attimo, che faccio un rapido check. Ci avrei dovuto pensare. Nettapino, scusatemi. Non è che ci salvava fuori dall'isola, no? Un cazzo che ci se frega, ci salvava quando arrivavamo all'isola. Torniamo alla prima isola, ho capito, va? Ma porca Madonna, guarda. Mi cado nei braccia, vo giù, mi è presa male. Mi è presa male. Mo provo a fare qualcosa per velocizzare il tutto senza che sto sempre a mettere in pausa. Metto proprio il video in play qua. Siamo nel posto giusto? Sì. Ma dove vai? Gira! Mi sono sbagliato, non affanculo. Ma andate a cagare pure voi, per favore. È colpa vostra e di quell'altro stronzo immortale che spawna a caso. Tu, affanculo, via. Via. Bussa via. Bussa via. Su, schiop, fattene a cagare. Perché infatti ci avevo pensato. Metti sotto mentre guardi la parte così. No, no, mi metto in contempo. Cerco di seguire in contemporanea quello che fa il tizio di qua nel video. Gli faccio tipo lo shadow running. Gesù Cristo. Gesù. Gesù Cristo, veramente. Che fastidio. Vabbè che questo primo me lo ricordo, Perché erano i tesori, i tre tesori qua sotto. Però cazzo, ma salva per bene. Gesù Santissimo. No, questi li ha salvati. Questi li ha salvati. Cricket, no, bestemmie, è diverso. Mi sa perché la prima isola sì, l'abbiamo fatta senza morire, quindi mi sa che la prima l'ha salvata, forse. Sì, tua sorella troviamo ora. Così giochiamo con tutti gli sport che puoi giocare con i miei maroni in questo momento. Te li presto. Partitina basket, tattica. Ok, questo l'avevo preso. Ma lui si sta ancora infilando nel buchino. Dodgeball mi ricorda il Doge. Povera, che pure è morta la doghina. Ma posso attaccarle tipo così? Sì. Ok. Anche questo l'ho preso. Ok, sì, mi sa che la prima isola l'ha salvata.
È la seconda che è successo un puttanaio. Wow, Sora, dai. Dato sta cosa mi ricorda una fase di un boss che bestemmiero tantissimo. Poverina, sì. Fortuna mi pare che è morta di età, eh. Fortunatamente. Sempre triste come cosa, però. Ci infiliamo di qua. Poi scendiamo giù, poi andiamo su. Che cazzo qua attorno? No? Torniamo su. Sto campando con quei due liquidini che ho qua dentro. Dai, prima che il tizio che sta ancora a fare la cassa 4. Facciamo prima del tizio pure a teletrasportarci. Dai, 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 che lui sta pure in un video. Sta più avanti rispetto a noi. Sto battendo un video sul tempo, incredibile. Non so come sto facendo. però ci dobbiamo ricordare che da regionale di scala 40, perché tutte le bestemmie. Allora, molla le cose. Allora. Sì, buongiorno. Perché ovviamente non ha preso neanche quello. La fine delle navi si chiama questo. Che nomi altisonanti. Minchia, aggiungo. Dai, abbiamo recuperato in fretta, però dai. Dai, dai. Per fortuna. Perché se no, veramente, se me ne ero accorto quando avevamo pensato di aver finito i mondi, veramente mi sparavo un colpo in canna con Nerf Twitch, ovviamente, si dice. Ma poi avessero fatto tipo che ne so, che ti mettono le singole isole, così capisci. No, no, ti raggruppano tutti i pirati dei Caraibi nello stesso stracazzo di posto. Ma che cazzo vuol dire? Ma è una mappa enorme. Gesù. Fammi controllare se sto strozzo ha preso tutto. Ho preso tutto qua. Quello l'ho preso. Sotto c'erano i due cestini. Adesso dobbiamo andare lì, sì. Ok. Al banco di sabbia. Si sta battendo sul tempo perché questo qua adesso io sto in caricamento, questo ci sta già andando, mortacci, tu su sua. Captain Sora, fammi salvare in grazia di Cristo, guarda, tanto questo dovrei averlo già preso. Manca solo che devo rifarmele poi. È bello che ci abbiamo anche. Sì, no, ma infatti lo adoro. Questo penso che sia uno dei completisti, si può dire? Sia uno dei completisti. Dei completisti più grandi che ci sia al mondo a mani basse. Cioè, io penso che ogni volta che per completismo non riesco a trovare proprio qualcosa, ma trovo sempre lui. Sempre lui trovo. Ah, no, questo l'aveva. Sì, mi sono sbagliato il gioco. Scusa. 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 Prendi qui. Tanto fatemi switchare che questo sta a prendere lo scrigno ancora. Oh, l'Electrum. Ma che. Ok. Cioè,
C'è qualcos'altro qua? Oh, ci stanno altri due iscritti. Madonna, ma sono tutti appiccicati, ma che è? Te prego, Sora, scendi giù. Te prego, Sora, te prego! Ok. Allora, in teoria non ci dovrebbe essere altro. Oppure da qua c'è. Oh, porco Dio. Oh, porco Dio. Ma sono finti. Ah, infatti, ho detto che cazzo. Poliarco. Ma non sono finti manco per il cazzo, non sono finti. Ah, perché ci stanno dentro i power up. Avete rotto i coglioni però voi! Datevene a fanculo! Su! Dio Cristo! Sempre attaccati alla nerchia! Porca troia! Chissà quanti ce ne stanno qua sotto. Cosa sono quelli? Sono le cozze, abbiamo trovato le cozze! Buone! Completista della storia. Ci potrebbero fare un anime, sarebbe bellissimo, cazzo! Finiti sti scrigni del cazzo qua? Sembra di. Ancora stanno rompendo i coglioni. Sì, bro, pronti poi stappi a tutti uno a uno a mano. Perché mi partono tre quarti di maroni. Esatto, è tipo Boku no Hero, essenzialmente, sì. Perfetto, cazzo. Spoiler, tra l'altro. Degu si spoiler da solo, ancora non è finito Boku no Hero, già spoiler. Dove sta andando sto rompicoglioni? Si sta lanciando qui! Allora. Ce ne dovrebbe essere uno qua. Stanno dentro anche i granchietti del cacchio. Poi si scende qua sud. E ce n'è un altro. Dice, sì, lo dice. Ma è bello che poi quella frase secondo me la. Dove cazzo sei andato, bro? Aspetta, buono, buono, buono che me ne sono perso. Buono. Ah no, ok, t'ho ritrovato. Secondo me quella frase la cambieranno perché nel manga sono successe robe che. Non spoiler, ovviamente, non dico niente. Però se la cambiassero ci starebbe tantissimo. Quando l'ho letta. Spaga tutto! Fratello Samir, rompi tutto, rompi! Sì, lei stia fermo di qua che io sto per prendendo le cose extra. Portacci tua. Vabbè, non c'ho voglia di pigliarli quelli. Allora, quello l'ho preso. Adesso c'è tipo un qualche cazzo di qua. Beh. Ah, qua sotto. Cisantissimo. Ah, stia calmissimo lei perché io sto ancora qua. Tu ti teletrasporti. Io devo camminare. E tra l'altro andiamo al save. Subito, non me ne frega niente che se per sbaglio incontriamo un altro Barba Nera che sta un po' così annoiato per i mari e alla fine. Poi no, ho capito perché ha bypassato totalmente un'isola che. Ehi! Che tanto Boku no Hero sta per finire. Cioè, palestra sta veramente alle ultime battute, secondo me. In altri 10 capitoli, 20, secondo me è finito. Pure di meno forse. Che cazzo di isola è quella? La isola buco de culo, che è? Ah, quella laggiù. No. Dritti per dritti.
Tanto spawnerà qualcuno, sicuro. Deve stare lo scontro con Barbanera e la Marina, palese. Perché cazzo l'hai detto? Quello è One Piece. Ehi! Fuzzi, 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 fuzzi. Avevo abissa voglia ancora. Parlavo di Boku no Hero. Molto Boku no Hero, mancano tipo 10-20 capitoli. Ma neanche, secondo me. Isolotto del cazzo. No, beh, ma perché dovete rompere i coglioni? Boku no, sì, One Piece, a voglia. A voglia. Buonanotte, Arlock, grazie per essere stato con noi, bello. Buona sopravvivenza, dormi bene. Good domeito. Sto casino per arrivare a sto cazzo di isolotto de merda. Veramente. Will and Elizabeth will be okay? Well, whether it... They're made of sturdy stuff, those two. Allora. You should have seen them fight aboard the Dutchman. I was attending to another matter. Over here. Tanto qua... Ma ci stanno i pirati! Ma sapete che mi sa che noi non l'abbiamo... L'abbiamo incontrati i pirati durante... Guardate che non me lo ricordo. Durante il gioco, forse no. I porcini. Ma no, mi sa che era Jack. Ma che cazzo sto di? Non era Nerthless, era Jack. Era Jack che correva come l'incoglionito. Mi sono confuso, scusate. Sono stanco. Qua c'è solo questo. Serio? Che merda. Prossimo punto nord-est. North-east, dai. Non guardo manco per il cazzo. Sono spirito cavallo selvaggio. Vado dritto. Ho sputato sul microfono, perdonatevi, sto toccando un po' brutale, ma devo togliere una roba. Ok, scusate. E io vi carico, e io vi carico. E io vi carico, vaffanculo! Ha funzionato? Ha funzionato! Non la sapevo sta cosa. Ti sperono, Dio me, non è vero. Ah, ma anche il spaccando navi livelli, ok, allora ci sta, pensavo soltanto trovando robe. Did you hit your head, Smits? Hey, Jack is Jack, and that's all that matters. It ends here. No, aspetta, mi sono sbagliato! Dove cazzo l'hai visto il Lucky Emblem? Paperino, guarda, se l'hai visto a 7 km te apro la testa. C'è un buco a forma di topo. Una roccia a forma di topo. Che cazzo? Dov'è? Ah, ma questo ci si sta infilando dentro con la nave? No, ok. Lo so, Jack, non ti piace bagnarti, l'ho capito. Ah, eccolo, l'ho visto. Ma come cazzo? Ma poverino, ma che c'hai là? C'hai veramente i cazzo di occhi raggi X. Porca puttana.
L'ha visto dal lato sbagliato. Ma come cazzo è? Ma questa è una cosa che non dovete fare, che se no il giocatore si rincoglionisce cercando l'acqua in tutti, a tutti i costi, e non sa che cazzo fare. Se mi dicevi così lo vedevo, stronzo di un papero. Questo lo vedo pure io. L'entrata dovrebbe essere di qua, se non erro, se non erro. Ci dovrebbe essere... Oh, che bello qua. Cabello. Ciao, Jack. Cioè, capite perché questo mondo è incredibile? Qua bisogna stare attentissimi perché questi sono veramente fanno male. Questa è, ecco, avete capito? Perché questa è una delle zone più stronze e cattive in assoluto che ci sia. Io infatti faccio bello spettacolo marino. Passava ora. Non mi ricordo come si usava lei. E il bitrate se ne va a far culo, sì! Tanto se capiva cazzo! Sì, sì, tanto il frame rate, che cazzo me ne frega a me! Mica sto a fare una live! Tacci vostra! Mm-hmm. Sì, sì, sto cavando! Finito? È ancora vivo! Madonna. Questi li affrontiamo che ci danno anche un po' di XP. Così c'è anche un po' di fight durante questo gameplay. Sta live. Ti ho detto gameplay, vabbè. Tecnicamente è un gameplay, però. Ok. Ok. Mena, mena le mani. Idrozza su per il culo. Fanculo. Ah, pace. Fai questo. Framerate morto. Oh, oh, oh. Questi sono power up per la nave che ci renderanno. Anche perché anche potenziare la nave sarà cose da portare al massimo. Ma quelle penso che le faremo proprio come roba finale. Perché sono robe che richiedono veramente poco tempo. Cioè sono proprio stupidaggini. Poi se ce li riusciamo a portare avanti anche nel... Sì, vabbè, che cazzo è fatto sto parino? Catroia. Ok, questo tizio qua che ha preso il primo. Poi ha preso un, due, tre, fante, cavallo e re. Cazzo, però che bello. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, c'è anche il quarto qua. Non l'avevo visto. Ok. Ah, poi si teletrasporta proprio brutalmente via, perché non c'è... Però voglio esplorare, voglio vedere, cioè... Ci curiamo. Quindi prendiamo anche un po' di sti gamberetti, di gamberetti. E se vuoi, tu qua tra tutti i carapaci che potevo dire, gamberetti proprio... Vabbè che saranno cugini, però... Più o meno. Che bello qua, tutti con gli scogli, con le cose.
Poi qua ovviamente ci sarebbe anche tutta la parte marittima da esplorare, però diciamo che hanno fatto bene a fare quei pezzettini marittimi per bene, e però a contenerli, perché sennò veramente questo mondo sarebbe diventato un inferno infinito dei collezionabili, e già è uno dei mondi più grossi. Facciamo un po' tutto velocemente. Allora, andiamo. Tanto se dobbiamo andare qua vicino. Oppa. E la nave. E la nave, sì, la cosa a fianco alla nostra. Qui. Che cosa è successo? Ma siamo lontanissimi dalla. Ah, no, c'erano degli scogli per terra. Pardon. Pardon. Ah, qua dobbiamo stare pure attenti che è bello mare pieno, quindi sicuramente c'è qualche fight infernale del cavolo. Ecco, manco ho fatto in tempo a chiamarlo. Qual era? Non era quella, era questa. Più o meno, Sora. Ti ricordo che tu hai i superpoteri che ti escono dal culo. Jack. Vabbè che pure lui è un po' sovrannaturale, ci avrà il potere del bucio del culo, eh. Che Jack c'ha quel potere lì. Easy. Vediamo il nostro amichetto che cosa fa qui. Però qua mi sa che ho preso tu. Ma perché le palme, Gesù? L'ho preso il topo stronzo qua. E vaffanculo. Ah, cioè lui proprio così, gli frega niente. Cioè qua c'è, mi sa, questa cosa da prendere. Sora, te prego. Allora, sono in mezzo al caos, però devo fare una cosa. Non l'aveva salvato neanche quello. Ma su sta cazzo di nave, ma non c'è un merda di save? Perché non c'è? Era laggiù che c'era la morte, vero? Eh sì. E ci proviamo. Concentrazione. Cazzo, non la dovevo fare sta cosa. Va bene, ok. Questa si dovrebbe abbordare, no? All'arrembaggio, dai. Ma ecco che. Chiamiamo Simba, che Simba fa i buchi. Raru. Lo stesso urlo. Bello, cazzo. Questo può sta anche tantissimo a significare il mega potere dell'amicizia che c'ha Sora, cioè che tipo si riesce a collegare con lo spirito di Simba e fa le
e fa le e fa i buchi come quasi Nenetta, come con Stitch e così via. Sprinta tutto, sprinta. Ok, comunque siamo già diventati abbastanza forti da affrontarle. Per fortuna. Ah, questa è vero, una delle isole tipo più grandi, mi sa, me la ricordo. Questa è... è bella ticchettina come, come mappa. C'è un save, lo uso e amo. C'è una scatola da rompere. Eh sì, questa è una di quelle belle grandicelle. Bellissima. Questa è una mappa veramente bellissima. Solo che è l'inferno a critica. Oh, datemi un attimo che questo sta correndo come un dannato, mortacci sua. Ah, tranquillo, Fear, bentornato, ci siamo fatti tante cose. Abbiamo spaccato anche una di quelle big navi cattivissime. Quanti cazzo di nemici. Madonna, che quanto cazzo è bella sta isola. No, no. Le stemmi stranamente oggi poche. Mi sono incattolicito. No, non credo, però va bene, non hai capito il senso. Ok, aspettiamo. Anche perché, per esempio, mi sono dimenticato una cosa. Dov'era? Aspetta, va per i marottorca. Ok, dietro alle roccette c'è... ah, non l'avevo visto. Comunque, bentornato, Fear, bentornato. Questo non avevo visto per niente. Non volevo! Madonna, quanti cazzo di Oliarco! Ma che cacchio sei? Ma non mi ricordavo così tanti. Sono un boato. Poi a sinistra. Sora, take a gander. Yes. Nice picture, Sora. Ok. Si torna indietro. Ci stanno dei funghi. Raccogliamo i funghi. Non ho capito che sta cercando il tizio. Ah, questo? No, oddio, no! 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 Ok, però è finito tutto così? Si lancia giù come un leprotto e... stop. Sì. Prossima, quell'isola. Dai, dai, che ce la facciamo, secondo me, a finirlo. Siamo arrivati a livello 6, adesso possiamo affrontarle come le big navi. Eppa. Possiamo affrontarle come? Dobbiamo andare a... è lunga. Mi sono schiantato. Ho finito la droga, la bevanda energetica purtroppo. Quella dovrebbe essere piccolina, se ben ricordo. Porca, anche te comincia ad accumularne. Vaffanculo, mi sono sbagliato. Uh-huh.
merde. Uptime è quanto tempo siamo stati in live? Succhia mer cazzo, merda! Porco Dio, abbiamo seccato il boss e mi hanno spaccato le altre navi. Vaffanculo! Fanculo! Speriamo che mi ha salvato i cosi, te prego, te supplico, ti prego. Ci siamo in ora da in live da 1:17, sì, è vero. Veramente adesso funziona l'uptime, prima non funzionava. No, ci dissociamo di... no. Lo possiamo rasciare come maledetti. È più o meno. Cazzo, quante scimmie veramente. Ma che è? Non fate battute. Mi raccomando. So, vi leggo nella mente. State calmi. Guarda quante! Sora, take again. No, ma stannato! Buono che mi sciottano! Oh, aereo! Scimmia del cazzo! Non mi sono trattenuto. Allo. Oui. Topolino naufrago. O non mi ricordo come strami si dice. Allora fatemi fare giusto un check up. Se abbiamo preso tutto, perché non c'ho voglia poi di dover tornare qua. Uno scrigno, due scrigni, topo de merda, terzo scrigno e poi là. Ok. Dovevo controllare che non c'avevo... ah, aspetta, fammi salvare che se li muoio non voglio rifarmela sta roba. Certo, comunque io lo so che la Square un po' c'ha la mamma birichina, però un save sulla cazzo de nave potevano pure metterlo. Quando ti fermi spawna. Hop. Non credo sia così difficile. Ah. Buzai! Belline. Dai! Ok, adesso ci dobbiamo affrontare gli stronzi di prima. Scappa! Sto in testa uno proprio, sono caduto. È rimasto solo il boss. Pensate sì.
È l'ultimo subato da un po'. Che vuol dire l'ultimo subato da un po'? Olla. Fatto. Ah, io. Ah, no, c'è sta anche Fatal. Fatal la fa sempre. È quello che c'ha più sub fino ad adesso. Peccato perché queste purtroppo Fatal non se le può vedere perché non si vuole spoilerare Kingdom Hearts 3. Infatti sta sempre durante Sifu e il resto. Poi ci sta anche Revile, che è un altro, che è un amico mio, che ogni volta si fa la sub. Diciamo che per le solite 3-4 sub ce l'abbiamo, per fortuna. E tra l'altro con tipo un paio delle sub ci ho comprato questo microfono e compagnia. Anche se effettivamente i soldi delle sub e roba e varia roba ancora non mi è arrivata, ma sti cazzi. Ho investito. Perché prima c'avevo un microfono veramente di merda. E per come son fatto molto alla Sabaku, cioè non è che è molto Sabaku, voglio che le cose siano fatte per bene. E altri ragazzacci per le live. Abbiamo fatto? Abbiamo fatto. Fancolo la polesia. Mium. Poi è bellissimo perché c'è pure Evil che ogni volta dice che vorrebbe farla ma non riesce, altre cose. Io è tenerissimo perché cioè quando dite queste cose mi emoziono perché pensa che magari qualcuno vuole supportarti, anche che sia con una sub o con una piccola donazione, è una cosa veramente bella. Cioè quando dite queste cose le apprezzo veramente tanto. Pure Pepe una volta l'ha fatta. Pure Pepe da un po' che non lo vediamo. Che cazzo sta succedendo? Però anche Pepe l'aveva fatta una volta. Ha usato il Prime e l'ha fatta. Senti, io fungo. Poi tutte le donazioni anche qua sotto. Quelle sono veramente cose d'oro. Infatti vorrei passare a una visuale con full screen e con la telecamera e tutto il resto, però devo trovare un modo per implementare le donazioni perché le voglio far vedere tutte, cioè non ne voglio che non se ne veda una. Quando un gameplay di coppia con Miss Croft non si può, non so, dipende molto dal gioco, perché è un casino per quello e bisogna trovare gli orari giusti e ovviamente il gioco adatto. Un tempo dove cazzo si sale? Ah, mi sa che si passa sotto. Un tempo streamavo con un amico che adesso non streama più. Infatti un po' mi mancano quelle live, perché erano le primissime live in cui veramente c'era, non c'era nessuno in live, c'era un po' zero persone, quindi per tenerci compagnia giocavamo insieme. Un po' mi manca anche il chiacchierare in live con qualcuno proprio a tu per tu. Mi devo lanciare in acqua? Non mi ricordo. Sarebbe bello fare tipo qualche cosa sugli MMO o altro. Ah, c'è un buco nel culo e non l'ho visto. Oddio Cristo, no però. Ah, qua c'è solo questo? Serio? Ok, è spawnato. Un bel tandaga in mezzo ai coglioni e passa la paura. Ecco. Quello si potrebbe pure fare effettivamente, però è l'organizzarsi il problema. Perché in teoria ci sarebbe anche una famosa Battle Royale che poi non si è più organizzata perché è un puttanaio, sia con il lavoro mio, con che c'ha Miss Croft e altre robe. E Miss Croft non gestisce solo il suo canale, ne gestisce tipo penso un altri due, oltre al suo,
mo non sono sicuro perché mi pare perché lei sta pure in Italia in gioco, che è tipo un gruppo di streamer. Quella è una cosa che per esempio, ecco, un gruppo di streamer mi piacerebbe tantissimo farla. Farlo, tipo i termosifoni o altro. Però sono sempre gli impegni, il casino. Che cazzo sto facendo? Però ammetto, ma una volta pure là me ne aveva parlato Miss Croft, però bisogna organizzarsi. No, no, il mio per fortuna lei non... Dove... cazzo è? Il mio per fortuna no, non lo gestisce Miss Croft. Aspetta. Però si dovrebbe avercene quello Italia in gioco. E mi pare che ce n'era un altro che non mi ricordo. Forse era tipo col ragazzo, credo. Non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. Devo arrivare fin laggiù. Che palle. Vai. 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 Però sì, in futuro mai dire mai, eh. Assolutamente. Perché le idee ce ne stanno tantissime. Bisogna sempre solo trovare sia il tempo per organizzarci e la voglia. Perché ovviamente io per adesso almeno non faccio ancora Twitch a tempo pieno. Mi piacerebbe un giorno, ci sto anche a lavorare per farlo diventare una cosa a tempo pieno, però purtroppo università, lavori, e senza soldi non si campa, ripperoni. Il futuro attende tante sorprese. Se magari in futuro non streamo più io, non streamo più Miss Croft, non streamiamo nessuno dei due, oppure streamiamo ancora tutti e due 60 spettatori medi. Dico cagate, eh. Non mi ascoltate quando dico queste cose. Chissà mai. C'è un Lucky Emblem di merda che non ho visto. Dov'è? Ah, eccolo. A me è una cosa che mi piacerebbe tantissimo in futuro portare in live è sempre più contenuto riguardante il gioco di ruolo. Tantissimo. Mi piacerebbe tantissimo portare live dove si fanno one shot, dove si vede roba inerente al D&D o insomma al gioco di ruolo. Fare piccoli format, anche piccole one shot, magari anche ospitare. Cioè, quella è una cosa che proprio mi freme tantissimo dal fare. Però è ancora più complicato di fare questa cosa che stiamo facendo adesso. Questa è, rispetto al portare qualcosa inerente al gioco di ruolo, è una cacata. Questo è il niente. Molte volte avevamo pensato, io e il mio gruppo di D&D, di portare le, tipo, cioè non è che avevamo pensato. Avevo proposto molte volte magari di portare le campagne, però capisco che un conto è ruolare e giocare di ruolo per cazzi tuoi, con gli amici tuoi, un conto è portandolo su Twitch, quindi c'hai proprio un mega filtro e pressione completamente differente. Perché uno molte volte non ci pensa, però effettivamente giocare di ruolo, che è una cosa molte volte anche molto personale, davanti a tante persone, non è facilissimo. Anche perché molte volte la gente non ci riesce a farlo neanche con i propri membri del party, con i propri amici. Perché magari c'è un po' l'imbarazzino, altre cose. Niente, sto ancora lavorando al video di D&D da portare su YouTube. Mi sta richiedendo una caterba di tempo, però per fortuna è finita la parte quella tostina per quanto riguarda il montaggio. Perché mi piacciono fare le cose molto particolari, molto pulite, molto ben fatte. E purtroppo richiede tempo. È un montaggio molto alla Trono del Muori, quindi piena di robe sempre a schermo. Però dai, è finita in teoria quella parte, adesso si dovrebbe poter andare più tranquilli, forse. E mi sta finendo la voce a forza di parlare così tanto, ho fatto tipo Eminem per 10 minuti. This island would vex even the best sailors.
Ok, ci dobbiamo buttare qui. Tutto questo per sti tre cosi. Una cosa ad esempio pure che mi piacerebbe tantissimo portare è una campagna di D&D masterata da me. Però è una roba che senza qualcuno che mi dà una vera e propria mano, cioè proprio senza avere qualcuno che tipo mi gestisce la regia, non posso. Finché mastera qualcun altro, oppure pure se mastero io non posso masterare e gestire la live e gestire la sessione. In più ci sarebbe il fatto che giocare di ruolo in live praticamente il 90% e passa della chat non la leggi, perché sei impegnato. È come se fai tipo una trasmissione, è come se stessi facendo uno show in tempo reale, non te poi metti a parlare col pubblico tranne nei momenti di pausa, no? Cazzo è sto rumore? Ah, sono gli elicotterini, ci avevo fatto caso. Prossimo isolotto, aspettate. Aspettate. Porco dio, non riesco a mettere in pausa, mi sono rincoglionito. Poi piano piano sto cominciando a pensare anche a dei contenuti da dare proprio a soltanto gli abbonati. Ho pensato magari se usciva un video di farlo uscire una settimana prima solo per gli abbonati. Ma magari anche dei video ad hoc. Mo vabbè che ci stanno tre abbonati, quindi li vedrebbero Vatal, Revile e Arlok. Quindi wow. Però appunto, se la cosa diventa grossa e tutto quanto, si può tranquillamente fa. Ma anche l'investire soldi e farlo a tempo pieno, prendere un ufficio, cioè quelle sono quelle cose che si fanno step by step in base a come va avanti la vita, letteralmente. Perché io tecnicamente un piccolo ufficio distrutto ce l'ho, però devo acchittarlo. Per acchittarlo serve il vile di nero, purtroppo. Dove cazzo è l'anello? No, ho sbagliato. Che è? Oh, buongiorno. Lì. Serve il cash. 10 milioni cash mi devi dare. Esattamente, quello serve. Frine, affrine, affrine. Dai, dai, vieni qua, non rompere i coglioni. Dai, vai, bravo. Tutti i mesi, magari. Magari avessi i bitcoin. Magari. Cosa cazzo c'è qua da prendere? Guarda che bella la Disney che qua non ci ha fatto mettere gli impiccati. Questa è l'entrata di Port Royal. Dove ci stanno gli impiccati, appunto? Oddio Cristo. Oh, c'è Port Royal. Oh madonna, Bedwinghi. Oh madonna, Bedwinghi. Dai, che ce la facciamo a finirlo, però. Ecco, invece una cosa che molto probabilmente succederà di recente è... Volevo creare una sorta di giornata MMO. Cioè un giorno in cui stiamo in stream e io sto... Che volevo farlo tipo su Lost Ark. Tipo il venerdì MMO. Avevo pensato all'MMO Friday, una roba del genere. Però appunto se... Bloccherebbe uno slot permanente e quindi bisogna gestire. È un casino, come c'è. Come se scappa, se scappa, sempre i cazzi si sbucano. Mi sta finendo la voce. Mi devo dare una calmata. L'acqua è vita. Perché non siamo approdati? Allora. Let's
see. Got it. Got it memorized. Poi lui va di qua. Ma guarda quanta gente qua. Questa è stata una cosa che rispetto agli altri Kingdom Hearts è bellissima. Tutta sta gente con queste animazioni bellissime. Corriamo di qua. Questo non l'avevo visto. Questo non l'avevo visto. One Piece reference? Può essere. Un pezzo. Poi finisce One Piece e devono trovare l'altro pezzo. E parte un altro manga che si chiama The Other Piece. Sto sciorto, non fate caso alle puttanate che dico, perché stasera sto veramente sciolto. Anche se non sembra. Alova. Questo l'ho già preso. Tanto io penso che l'unico momento in cui mi leggerò tutto One Piece davvero per bene sarà quando finirà. Quindi probabilmente quando ci avrò 33 anni. Facciamo in live, leggiamo tutto One Piece in live, ragazzi. Anche se c'è qualcuno che lo fa, tipo in Italia c'è un massimo esponente di One Piece che non mi ricordo come si chiama. Madonna, qua, cioè il mare comunque fa laggare tantissimo, è l'acqua. Questo l'ho preso. Sì. Ok. Ma no, stiamo speedrunando fortissimo. Sto riuscendo a rimanere veramente dietro al tizio mentre sto gestendo la live. Non so come cazzo sto facendo. No, perché te devi buttare in acqua, li mortacci tua? Perché in acqua le cose? Dove stai andando? Qui. Lì. Dritto. La barchetta del cazzo. E il sasso de merda. Le botti. Giri de qui. Giri de qui. Eccola là, quella nostra cosette. Comunque chi ha messo gli scrigni a Port Royal c'ha veramente dei problemi. C'ha veramente dei... Tu c'hai il glide, stronzo. Io no, però. Io non... Madonna, l'acqua sta sciogliendo il gioco. Sapete che forse abbiamo finito. Credo. Ok, questi già li avevo presi, per fortuna. Dai, che finiamo. E poi la prossima volta ci stanno le gammiship, ci stanno cazzatine. E poi si fa il vero finale, cioè si fanno... cominciano veramente gli scoppiettini, eh. Robot e Mini World... Allora, sappi che non conosco... Cioè, Roblox lo conosco, Mini World non so che sia. Quindi nel dubbio dico Roblox, semplicemente perché... non conosco l'altro. Mini World è la prima volta che lo sento. Sarà quei giochi come tipo Rec Room. Io Rec Room l'ho scoperto di recente perché ci gioco sopra col VR con i miei amici. Però fino ad allora mai. Mai proprio. Oh porco Dio, mi sono appena ricordato una cosa. Mi sono appena ricordato, c'è il budino. O l'abbiamo fatto il budino? C'ho 8 matte, amichetto. Non mi ricordo se abbiamo... È tipo Minecraft però un po' più tondeggiante. Ah ok, è tipo... Free to play e altre robe. Dopo lo cerco, perché le cose bisogna sempre conoscerle. Hai trovato il gioco che non conosco. Hai visto?
cosa cazzo sto facendo io? Cazzata, quello non dovevo usarlo. Ah, cambiano pure percorso, mo gli stronzi. Non solo. Sara! Sara! Oh, 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 oh. No, non credo di avercela fatta. No, applaude solo lo stronzo. Mi sa che è 25.000. Vaffanculo, te l'anguria. Bastardo. Sai dove te la metto l'anguria? Nel frigo. È un modo per dire nel culo. Ma va bene. Ora, ora, ora! Come cazzo si prende quel cicciolo? Ah, così. A cazzo. Se prende a cazzo. Lo spiego così. Prende veramente a cazzo. Con lo Spirito Santo lo prendi qualcosa. Budino del cazzo! Ma come? Scusa. Abbiamo finito i budini! Abbiamo finito i budini! I budinifici set abbiamo finito, siete contenti? Budino anguria Kingdom Hearts 3. Controlliamo. Guida e budinifici 7. Fragola, arancia, banana, uva, melone, anguria. 28.000. Porca troia. E ottenete la... No, cazzo, devo rifarlo. Vaffanculo. Sentite, allora, lasciamolo un attimo qua sto budino del ciosbo. Facciamo prima gli scrigni. Poi controlliamo tutto il resto. Ok. Allora, ho finito ho finito i portafortuna? Ho
Ma me l'ha dato, quindi? Ho finito veramente. Abbiamo finito i cosi. Abbiamo finito i portafortuna. Sì. Allora, tesori. Abbiamo finito anche i tesori. Allora, abbiamo 20 minuti per fare delle robettine. Prima tra tutti farvi vedere uno dei Keyblade più belli. Più belli di Kingdom Hearts. Mo crash e me devo rifà tutto. E voi vedete quella finestra? Mi ci lancio. Lo dico. Per scherzo, ma non è vero. Sì, per scherzo. Dobbiamo andare a questo posto di merda. Dobbiamo andare a Crebuscopoli. Credo. Che non mi ricordo. Controlliamo che non si sa mai. Continuiamo con la D-Block perché sono una merda. Va bene. Dove era là? No, questo sono io. Dovrebbe essere qua. No, dovrebbe essere qua. No, dovrebbe essere qua. Sono triste. Scusa, ma sono cieco. Scusate perché magari non mi sto ricordando io come si fa, Scusa, ma non me l'ha dato? Qua ci abbiamo questo, no? L'abbiamo fatti tutti. Cosa sono? 10, 12. Sì, sono tutti. Perché sono tutti. Io dovrei avere nel mio inventario di merda. Me devo incazzare.
Per la prossima volta disinstallerò Kingdom Hearts e lo reinstallo. Se mi si sfottano i salvataggi, io vado in Giappone a fare le carezze. Non ho capito. Non ho capito perché non c'è Remind. Ma anche perché... Perché porca madonna, ma abbiamo il menu premium. Abbiamo il menu premium. Ci abbiamo Remind DLC. Porco Dio. C'è scritto lì. Porca madonna. Non posso manco strillare. Raga, ma so c'è... Scusate, ma so c'è qui. Non c'è sta scritto completa da tutti. Porca madonna. Perché tu dovessi arrivare da questo stronzo di merda? Tu gli fai, fai ciao stronzo, ho preso tutti i Lucky Emblem. Lui ti fa, to, piglia di sta cosa che è un Keyblade che non voglio spoilerarvi perché è bellissimo. Cioè, almeno che non mi stia perdendo. Facciamo, andiamo a fare quel cazzo di schifo con dell'anguria di merda. Che devo dire? Controllerò, perché non c'ha senso sta cosa, perché c'è il Remind, però non lo vedi? Son confuso. Intanto che sta caricando, sto leggendo anche una cosa, perché... È una cosa molto comune, a quanto pare. È una cosa molto comune. Io su console non me l'aveva mai dati, sti cazzo di problemi. Ovviamente da PC avrebbero dovuto risolverle ste robe. Cazzarola. Proverò a disinstallare e reinstallare l'update. Che devo fare? Dobbiamo fare 28.000 su questo. E io posso fare tipo questa cosa. Esatto, sì. Non è che la soddisfazione di prendere qua roba bellissima, cazzo. Ah, ci hanno torta proprio tutte, oh. Porca troia. Perché non è là. Trentacinquemila, dai. Va bene, va bene.
Spero che almeno ci sia. Cioè, mo se non riesco a risolvere, spero almeno mi dia l'altro. L'altro. Eccolo qua, l'oliarco più. Questo serve per fare l'arma definitiva di Sora. E se non fai i budinifici 7, non lo puoi ottenere. E ce ne mancano. Dove sono? Cazzo, sì, materiali. Eccoli qua, ce ne mancano ancora. E il primo oliarco più. Ce ne mancano ancora un boato. Guarda, l'ultima cosa che mi può venire in mente magari è che si sia buggato come una merda e non devi andare da quello in città. Magari non devi andare dal Moguri in città, ma devi andare da un negozio Moguri a caso. Spero. Prego. No, eh. Che depressione. Che cazzo di depressione. Contenuto scaricabile, tra l'altro in basso c'è sta scritto. Ma ci ho fatto caso, aspettate. L'ho vista dalla preview. Vabbè, dopo lo controllo. Sta succedendo qualche casino infinito. Sta succedendo. Ma chiudiamo che abbiamo salvato, eh. Chiudi Kingdom Hearts 3, mortacci tua, sì. Chiudi. E che dire, ragazzuoli? Oggi abbiamo finito effettivamente tutti i mondi. Adesso dobbiamo fare tutte le cazzatine. Quindi missioni gammi, ship, trovare... quella... gira cazzi l'attorno, fare delle cose finali di Flavor stupidine e effettivamente poi siamo pronti per il finale. Il finale sarà bello lungo. Comunque un gioco che devi portare è Valiant Hearts, è quello della Square, vero? Con il vecchietto che va in guerra, no? Quello l'ho giocato tanto tempo fa. Poi magari ho ciccato ed è un'altra cosa totalmente. Che palle, volevo farvelo vedere quel robo. Volevo farvelo vedere, sarebbe stato un sacco bello. E invece Kingdom Hearts ha detto nope. Ah, è quello, ok, c'ho quello. Vedi, Astro Quazzoli oggi è andata liscia. Se non fosse per questo finale un po' amarognolo. Noi ci vediamo domani sera che finiamo Doom. Domani finiamo Doom. Mercoledì ci apprestiamo a finire i cazzi di Kingdom Hearts sperando che riesca a risolvere. E ricordatevi che venerdì ci sta Elden Ring, eh? Sperando che non pesi come la morte per scaricarlo. Ricordate che c'è Elden Ring. E adesso io vi auguro un buon proseguo di serata. Noi ci vediamo domani sera. Ricordate sempre che oggi Gang fa ben meglio. Buonanotte a tutti quanti, grazie mille per la compagnia come al solito. Ciao ciao belli. Okay.